Mozione contro i licenziamenti GKN. Il Consiglio regionale chiede all'azienda di Campi Bisenzio il ritiro immediato del provvedimento e l'attivazione degli ammortizzatori sociali. Per lo sport, un libro per gli atleti paralimpici. Presentato a Palazzo del Pegaso: Imperfect, opera grafica realizzata dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Montaglione e Gambassi Terme. Ben trovati, nuovo appuntamento con Monitor Consiglio, la nostra trasmissione di approfondimento settimanale sui lavori del Consiglio regionale. Nell'ultima seduta, la sessione ha approvato all'unanimità una mozione contro il licenziamento dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio. Al centro della mozione la richiesta del ritiro immediato del licenziamento collettivo e l'attivazione degli ammortizzatori sociali. L'atto è frutto del lavoro della Commissione sviluppo economico, è stato presentato da Forza Italia e poi sottoscritto da tutti i capogruppo. Sentiamo le interviste a partire dal Presidente della Commissione sviluppo economico, Ilaria Bugetti. Beh, noi chiediamo alcune cose molto chiare, il ritiro della, del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare i percorsi previsti dalle crisi di impresa che saranno poi avrebbero dovuto essere operativi dal primo settembre e, e che quindi non è possibile in questo momento attivarli. Quindi abbiamo chiesto al Governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa perché il senso vero è che... Non ci siano CKN né oggi né domani. Dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite. Quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo che è il primo grande esempio sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto neppure con la regione. I temi del lavoro, della tutela dell'occupazione sono temi che devono unire le istituzioni, che devono manifestare vicinanza soprattutto a tutte quelle famiglie che eh, dall'oggi al domani si ritroveranno a mettere in dubbio un percorso di vita quindi su questo ripeto la politica si deve unire. È chiaro che ora c'è una sfida importante, una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità. C'è una sfida che parte a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Eh, il peso della Toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale, ma questo non basta. C'è la parte statale, la, la questione ministeriale, ma c'è anche una parte regionale e per quello che noi possiamo fare sicuramente l'obiettivo principale è uno quello di agire per quanto più possibile sia sotto il profilo della tutela, ma soprattutto sotto il profilo, nella denegata ipotesi in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. La Toscana deve fare di più, può fare di più sul fronte dell'occupazione e sul fronte della tutela proprio dei, dei lavoratori. E su questo noi come opposizione siamo eh, disposti sicuramente a fare la nostra parte. Eh, chiederemo che eh, in seconda commissione eh, sia aperto un confronto anche sui tavoli di crisi che tutt'ora appunto sono eh, pendenti in regione Toscana. Chiameremo anche il consigliere speciale Fabiani che fino ad oggi appunto si è occupato della gestione delle crisi perché vogliamo capire, vogliamo approfondire perché eh, casi come quello della CKN non devono ripetersi, però a questo punto occorre proprio che le istituzioni regionali facciano concretamente la loro parte. Io ho letto il decalogo che hanno presentato i lavoratori di GKN. C'è cioè un, un punto che andrebbe tatuato sulla pelle, eh, quando i lavoratori dicono: Non considerate GKN un caso isolato o un, una criticità. Perché purtroppo di CN ce ne sono state, ma ce ne saranno tantissime. Io ricordo per esempio a Firenze abbiamo avuto il caso della Seves qualche anno fa, che è su dimensioni più contenute ma è molto simile. Cioè aziende che rappresentano una ricchezza del territorio che lo Stato nazionale non fa niente per difenderle finiscono nelle mani non di investitori stranieri, che sarebbe poco male, ma di fondi speculativi che vivono la realtà aziendale unicamente come un più e un meno su un registro bancario e questo porta alla situazione della CKN. Io sulla CKN non mi stancherò mai di dire però una cosa, l'unica peculiarità di CKN è che GKN non produce pantaloni, GKN non produce magliette che vanno sul mercato, GKN all'80% produce pezzi per fiat. C'è cioè, l'azienda che ha fatto del Made in Italy il proprio brand in tutto il mondo ed è vergognoso, è vergognoso che un'azienda come Fiat che negli anni ha vissuto di incentivi, di aiuti, di sostegni da parte dello Stato italiano non abbia speso una parola sulla questione CKN. Perché un intervento di Fiat che ci dicesse che per le auto che in tutto il mondo vende col marchio Made in Italy i pezzi prodotti a Campi Bisenzio non sono uguali ai pezzi prodotti in Polonia. Forse potrebbe anche portare a un ripensamento di Melrose. Silenzio assoluto che fa veramente male. Noi abbiamo voluto aprire la seduta odierna discutendo della situazione terribile ignobile in cui sono stati costretti a versare i lavoratori della GKN. Ieri eravamo tutti al presidio, sono felice che tutte eh, le forze politiche abbiano deciso di sottoscrivere e di firmare questa mozione che dice sostanzialmente tre cose. La prima eh, che quella fabbrica deve riaprire, eh, che deve ritornare la produzione. La seconda è che GKN torni indietro, il fondo Merros torni indietro e decisa di ritirare i licenziamenti e la terza al governo, al Parlamento, all'Unione Europea, perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare la, le delocalizzazioni. Guardate, la uh, battaglia di GKN, delle lavoratrici, dei lavoratori, è una battaglia di dignità, la dignità del lavoro. Un'azienda che non era in perdita e che decide così, la notte di scappare via, di scappare lasciando per strada centinaia di famiglie è qualcosa di ignobile e eh, tutta l'assemblea legislativa con forza l'ha urlato noi saremo al loro fianco, non sarà la loro battaglia ma sarà la battaglia di tutti i cittadini della Toscana. GKN è un caso nazionale non soltanto per il numero di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente. Quanto è già successo con Becker, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. La Vice Ministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e cercherà, continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come Regione e come Governo, proprio perché... E purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche e dell'arco governativo, ha combattuto. Significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Sto seguendo anche la vicenda di Vitesco per gli interinali e l'attenzione sul lavoro e della viceministra Todde su questo rimane altissima. Un sostegno forte, unanime, a una mozione che impegna il governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori, le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende e non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, della loro anima, la loro... Identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi, serve una risposta immediata e servono anche leggi, normative. E mi auguro un atto urgente del Governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro Paese a un dialogo costante con le istituzioni. Questa mozione approvata all'unanimità è la risposta concreta alla richiesta che. Nei giorni scorsi i lavoratori, anche a me personalmente, hanno fatto ai cancelli della fabbrica, a Campi Bisenzio, alla CKN: Non lasciateci soli, stateci vicino. Ecco, la votazione unanime di una mozione da parte di tutto il Consiglio regionale è una prima risposta di vicinanza concreta a questi lavoratori e alle lavoratrici. E è un atto inqualificabile, ingiustificabile quello del fondo Melrose, eh, del fondo finanziario che con eh, una mail ha come dire, gettato via anni di esperienza senza considerare le persone, le famiglie, un intero territorio. E quindi noi dobbiamo rispondere a questa aggressione alla cultura del lavoro che c'è in Toscana e a quelle che sono state negli anni le relazioni sindacali, le relazioni industriali, cioè un modo di fare impresa, una cultura di impresa che ha fatto crescere il lavoro eh, nei nostri territori e nella regione toscana. Quindi chiediamo anche un impegno del governo concreto, dobbiamo allungare assolutamente i giorni a disposizione per aprire diciamo, un, una trattativa, per aprire un ragionamento con eh, l'impresa e dobbiamo eh, anche coinvolgere su questo l'Europa deve essere più difficile delocalizzare e non può essere uno strumento di crescita diciamo, del lavoro, quella della delocalizzazione. Insomma la Toscana c'è, il Consiglio regionale è presente e personalmente cercherò concretamente di essere al fianco insieme alle lavoratrici e lavoratori della CKN. Noi abbiamo sempre sostenuto che quello che è successo non solo è inaccettabile, ma è anche uno schiaffo al nostro sistema paese. Occorre che immediatamente il governo si faccia sentire e non è una questione legata al blocco o allo sblocco dei licenziamenti, è una questione legata alla dignità dei lavoratori e alla dignità di questo paese. Non si può pensare per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti. È inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda ma con tutte le nostre aziende del territorio per far capire che governo e regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi i lavoratori o siano essi i, i proprietari delle imprese pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo. Spetta alla politica fare da arbitro. È stato presentato a Palazzo del Pegaso il libro Imperfect dedicato agli atleti paraolimpici che partecipano alla... Allegare gare a Tokyo. Si tratta di un'opera grafica realizzata da alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme. La presentazione, oltre al presidente del consiglio regionale Mazzeo, erano presenti tra gli altri i sindaci dei due comuni della Valdezza. È molto importante oggi questo passaggio dalla regione perché testimonia una buona pratica, quella di poter seguire progetti così importanti e significativi ai vari livelli dell'amministrazione, a questo punto la definirei regionale e comunale, ma soprattutto perché questo testimonia la possibilità di avere la sensibilità giusta per poter sottolineare opere importanti come quella rappresentata da questo libro, che è il frutto del lavoro del nostro istituto comprensivo Giovanni Gonnelli, della iniziativa molto importante e della sensibilità molto importante di un nostro professore, il professor Catone, e della disponibilità della dirigenza dell'istituto, delle amministrazioni comunali, Entrambi, l'Istituto Comprensivo Gonnelli è un istituto che riguarda i due comuni di Gambassi, Terme e Montaione e soprattutto della possibilità di poter collaborare e lavorare insieme ai ragazzi su un qualcosa che li istruisca e li sensibilizzi e li faccia toccare con mano le realtà importanti della nostra comunità, della nostra società e del nostro mondo attuale. Quale migliore occasione se non quella delle Olimpiadi, all'interno delle quali si svolgono, in associazione alle quali, si svolgono anche le Olimpiadi di persone con diverse abilità e che hanno una dignità esattamente identica a quella delle Olimpiadi che si svolgono per prime. Questo è un qualcosa che deve passare nelle menti dei ragazzi i messaggi non devono essere mai scontati, è bene sempre comunque sottolinearli e sottolinearli con un'opera che li vede protagonisti, che li vede partecipi e che li vede soprattutto analizzare, secondo il loro modo di vedere le cose, ciò che rappresenta lo sport con diversa abilità e trasfigurarlo, quindi rappresentarlo, riportarlo nei loro lavori, penso sia un messaggio intrinseco potentissimo. È davvero un onore pensare che questo libro, che è il frutto anche eh, di, una, eh, di sapersi guardare dentro, possa essere uno strumento che noi mettiamo a disposizione di tutte quelle donne, di tutti quegli uomini, di tutte quelle ragazze, di tutti quei ragazzi che andranno a rappresentare l'Italia ai Giochi paralimpici. Eh, il sindaco prima diceva non c'è differenza, è vero, non c'è differenza e io mi auguro che questi momenti servano proprio a sensibilizzare e che il tifo che noi italiani abbiamo voluto dare alla nazionale italiana di calcio, che daremo a tutte le atlete e a tutti gli atleti. Eh, vedo collegato qui Massimo Porciani, che saluto a tutti coloro i quali parteciperanno alle Paraolimpiadi, possano sentire lo stesso affetto. Io mi auguro che tante toscane e tanti toscani possano dare il loro contributo. Già ci sono alcuni atleti toscani che sono iscritti alle Paraolimpiadi. Io mio, mi auguro davvero che possa sventolare nel cielo di Tokyo non solo le bandiere italiane, ma anche le bandiere della nostra Toscana. Un lavoro intanto che va valorizzato perché è un lavoro fatto dalla scuola con i ragazzi e quindi ha un alto valore educativo che ovviamente aumenta quando impiega settimane, settimane e mesi che ci sono voluti per realizzare questo lavoro. Importante farlo ora, prima delle Olimpiadi di questa presentazione, è importante il messaggio che viene dato, e cioè sempre quello della, di una comunità che vuole essere sempre più eh, aperta a ognuno a tutte le differenze. E questo anche il titolo eh, Imperfect perfect è comunque un titolo che gioca su eh, una differenza letterale che eh, significa appunto quello che vogliamo dire e cioè che eh, le nostre comunità ritengono che lo, e lo sport può essere un valore di integrazione e di valorizzazione delle differenze assolutamente eccezionale. Quindi insomma, mi pare il momento giusto, un lavoro che ormai è andato avanti per eh, tanti mesi, un po' bloccato dalla pandemia e è un modo anche della regione per ringraziare la scuola e i comuni che ci hanno lavorato con tanta attenzione. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana.